saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me, your eyes. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sta nevicando, non so se si vede dalla videocamera, ma sta anche piovendo, quindi secondo me non attacca. Qua ci sono tutti i preparativi per la festa. C'è anche l'orsetto, la nuvoletta e qua ho messo dentro questa busta tutte le cose che ci occorrono. Eccomi qua, benvenuti in questo nuovo video. Io sono pronta e mi sono già truccata, preparata, e dobbiamo portare i palloncini in macchina perché oggi finalmente c'è la festa del gender reveal di Elisa e Gabri, quindi finalmente scopriremo baby se è maschietto o femminuccia. Ovviamente vi porteremo con noi. Non vedo l'ora di sapere il tutto. Pensate che stamattina già è successo un casino, tra virgolette, perché qui sta nevicando sulle colline più che altro, e il ristorante in cui dovevamo andare si trova proprio su una collina e il proprietario ci ha chiamato dicendoci: guarda, le strade sono tutte nevate e è un po' un casino arrivare qui, quindi praticamente abbiamo dovuto cercare un altro ristorante per la festa. Meno male che l'abbiamo trovato e adesso niente, ci stiamo per avviare, perché io andrò un pochino prima per allestire un po' l'angolino. Comunque vi farò vedere tutto. Qua ormai non sta né più piovendo e né più nevicando, sinceramente. Stamattina è caduta giù un po' di neve, ma niente di che. Comunque, ora vi faccio vedere anche l'outfit. Ho messo questo poncho con il pelo, vedete? Preso da Max Factory. Poi questo pantalone che cade largo, fatto così. E questo è di Terra Nova di qualche anno fa. Poi la scarpa con tacco e punta. Sotto ho messo le calze e poi ho messo una lupetto nera perché comunque c'è freddo. Quindi questo è quanto. Poi il mio make up è questo, il solito make up che faccio sempre. Ah, adesso ne approfitto che vi faccio vedere anche che cosa ho preso ieri da Sisley. Questo cappello che mi piace tantissimo, guardate, mi piace proprio tanto, lo stavo cercando già da parecchio, però non lo trovavo in giro. Questo qui è proprio della misura che cercavo io, perché non è né troppo grande e né proprio piccolo, molto molto carino. E non credo che lo metto oggi perché non ho niente di questo colore, e va bene, comunque andiamo, perché adesso vi faccio vedere. Qua abbiamo, qua c'è Christian che mi sta aspettando, e qua abbiamo, come vi ho fatto vedere prima, tutti i palloncini da portare in macchina. One step forward and another back, I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad, girl, when you're looking like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Thank you.
another chance. Loving you is all I wanted. La nonna da parte del papà cosa dice? La femminuccia. La nonna? Maschietto. Il nonno dice? Maschio. Nonni? Maschio. Femmina. La zia dice? Femminuccia. Zio dice? È una bella bimba. Con la zia dice? Femmina. Lo zio dice? Maschio. Marcello dice? Femmina. Ecco. Maschietto, la bisnonna. Femmina. Nonna dice femmina. Femmina, la bisnonna. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Eccomi, siamo tornati a casa. Io mi sono già messa in pigiama, adesso mi manca solo che struccarmi e poi vado a letto. Comunque è femmina! Io sono super super contenta, ma sarei stata comunque contenta anche se fosse stato maschio. Però ecco, sono felice di sapere che sarò zia di una bambina, di una bimba, e non vediamo l'ora di vederla. Mia sorella si è emozionata tantissimo. Devo ancora editare questo video, quindi non so che cosa avete visto fino adesso, però comunque è stata una festa super super emozionante. Mia sorella ha pianto tantissimo e anche noi ci siamo emozionati, e quando lei ha visto che era femmina anche Gabriel sono proprio sciolti e commossi, quindi siamo super contenti e non vediamo l'ora. Lunedì mattina, così. Questa è la mia macchina ricoperta di neve, ma io oggi sono a casa, quindi non mi interessa. E appunto, come vedete, sta nevicando. Qui intanto vado avanti tra lavatrici, ritiro panni. Adesso mi manca da piegare questo lenzuolo. Queste cosine qua le voglio stirare perché sono troppo stropicciate. Ho nel frattempo steso un'altra lavatrice e volevo farvi vedere anche questi foglietti per asciugatrice della spuma di champagne. Questi qua sono al prezioso ibisco, me li ha regalati mia sorella perché secondo me lei si è sbagliata a prenderli, adesso non lo so, comunque lei non ha l'asciugatrice e me li ha regalati. Sono 40 foglietti e devo dire che lasciano un leggero profumo. Io ne ho provati tipo 3 insieme, cioè non ne ho messo uno ma ne ho messi 3 perché secondo me già con 3 si fa fatica a percepire l'odore, figuriamoci con uno. Comunque direi che sono comodi. Se li volete provare, lasciano proprio quel leggero profumino, perché sapete che con l'asciugatrice purtroppo svanisce un po' il profumo dell'ammorbidente. Voi che cosa utilizzate? Fatemi sapere. Intanto fuori ha smesso di nevicare, ha smesso di piovere, ha lasciato, vedete, giusto questa leggera patina sui tetti, ma nemmeno, sinceramente, è quasi sparito tutto. E quindi oggi va così. Dovete sapere che io ancora sono in pigiama
perché oggi proprio è una giornata così grigia, non mi va di fare nulla e quindi per il momento io rimango ancora in pigiama. Ho riportato dalla festa di ieri questo palloncino rosa che ho messo qui, che mi piace veramente tanto e non vedo l'ora di conoscere la mia nipotina. E poi qua ho ancora un pandoro. Voglio darlo a mia mamma o vediamo, non lo so, a qualcuno comunque perché noi non lo mangiamo. Eccomi qua, ciao. E basta, io sono qua che stavo guardando un video di Issima, mi piace tantissimo lui, lo seguo sempre. E come vedete ho messo l'orchidea in questo vaso, così almeno è davanti la finestra. Perché praticamente lì non ci sta su quel piccolo pezzettino di davanzale, non ci sta, e quindi meno male che ho questo vaso che è un po' più alto in modo tale che me la tiene proprio davanti alla luce. E qua c'è ancora questa stella di Natale che mi ha regalato mamma e devo dire che sta bene. Come la vedete voi, io la vedo molto sana, quindi speriamo che regga. E anche quest'orchidea qua, devo dire che sta reggendo. In cucina ne ho un'altra che sta proprio facendo un'altra fioritura, quindi sono super super soddisfatta. Oggi va così: copertina, cioccolata calda, pioggia barra neve e sinceramente non voglio fare altro, quindi mi godo questa giornata di relax e basta. Ecco qua, ho fatto la cioccolata calda bianca. È arrivato il momento di lavare i pennelli, quindi adesso mi metto, li lavo tutti e mi aiuto con questo accessorio che mi ha regalato Natalie, una mia amica, e poi ho messo qua un pezzetto di pallina alga. Buongiorno, oggi è domenica e noi siamo a Pavullo, siamo venuti a fare un giretto e non ci aspettavamo la neve. Guardate quanta ce n'è. E quindi adesso ci stiamo godendo un attimo questa giornata, anche perché c'è un sole pazzesco e si sta veramente super super bene. Vorremmo andare a prendere magari un ginseng al bar e a me mi si stanno congelando i denti perché ho l'apparecchio, sono super sensibili e quindi sento proprio dolore. Infatti non vedo l'ora di andare dal dentista, così magari vedo a che punto siamo, perché ha detto che forse questa primavera lo togliamo finalmente questo apparecchio. Ci stiamo rilassando un attimino.
Io ho preso una tisana della Pompadour, questa qua relax, e Christian un ginseng, e ci hanno portato anche due cioccolatini e stiamo ammirando questo paesaggio stupendo. Oggi è lunedì, che giorno? 30 gennaio. Diciamo che questo video sembra tipo un weekly vlog, non proprio perché non ho filmato tutti i giorni della settimana, ma quasi. Infatti spero che vi piaccia questo video un po' strano, un po' diverso dal mio solito. Io comunque sono qui che sto facendo una bellissima cosa, perché dovete sapere che ci sposeremo a marzo di quest'anno. Ebbene sì, vi lancio questa notizia così, e quindi stavo facendo un attimino gli inviti, nulla di che. Però comunque sapete che io ci tengo a queste cose, quindi con Canva mi sono fatta la mia, diciamo, come dire, il mio disegnino, e poi sono andata a stampare il tutto. E non faremo niente di che, ci sposeremo in comune, quindi faremo il rito civile proprio con le persone più intime, e poi andremo a fare un semplicissimo pranzo. Ma ecco, il matrimonio, diciamo, quello in cui inviteremo poi gli amici, il restante dei parenti, ci sarà il prossimo anno, e abbiamo deciso di sposarci in chiesa. So che l'altra volta vi avevo detto che avremmo fatto un rito simbolico, ma ci abbiamo pensato su in questi mesi e abbiamo deciso di fare proprio un rito religioso. E quella volta lì in cui vi ho detto un po' di cose sul matrimonio, in realtà non ero molto lucida, perché era appena successo che Christian appunto mi fece la proposta, e quindi poi adesso con il passare delle settimane, dei giorni, così abbiamo proprio pensato diversamente il tutto. E siccome a marzo appunto ci sarà comunque il nostro matrimonio, anche se in piccolo, ho pensato di fare qualche invito carino. Vi farò vedere tutto magari in un secondo momento. E niente, io sono a casa, come vedete, e sono le 4 del pomeriggio e non devo fare nulla sinceramente, però ecco, volevo un attimo sistemare qua il casino che ho fatto e basta. Anche domani sarò a casa perché c'è il patrono di Modena, San Geminiano, e quindi mi faccio, ecco, qualche giorno a casa di relax e basta. Adesso metto un attimo a posto. Mi sono messa comoda perché volevo farvi vedere la nuova collezione di Ava e May. È la nuova collezione ispirata all'universo, infatti come vedete anche il packaging è completamente rinnovato, e abbiamo la scatolina nera e poi la candela che è in metallo. All'interno ovviamente la cera è sempre di soia, quindi è una candela super attenta anche all'ambiente, e appunto come dicevo il packaging è completamente rinnovato. Ora vi descrivo le quattro fragranze. Allora, questa qui è la mia preferita, che è Saturno. Appunto, come dicevo, è ispirata allo spazio, ai pianeti, ai satelliti. Questa qui ha una fragranza fresca e floreale, e abbiamo delle note acquatiche, ai fiori bianchi e al muschio bianco. Infatti questa candela qui rosa Saturno ricorda molto il profumo REM, che io adoro. A me piacciono molto queste fragranze saline marine, e questa candela qua le ricorda abbastanza. Infatti io quando la annuso mi viene proprio in mente il REM, non so se lo conoscete. Questa qui con il pack nero, sempre in metallo, è Luna, e ha una fragranza fresca e legnosa, e all'interno troviamo le note di legno di cedro, note metalliche e lime.
Anche questa qua è veramente molto, molto, non lo so, profumata e persistente, cioè si sentono tutte e quattro appena voi le aprite dalla confezione. Abbiamo poi questa qui che è color rame, sempre in metallo, che è Marte, che ha delle fragranze speziate e balsamiche. All'interno troviamo delle note di pepe nero, rosmarino e ambra. Anche questa veramente super super deliziosa. Infine c'è questa qui con il pack dorato sempre in metallo che è Venere. Lei ha una fragranza dolce e floreale e abbiamo delle note di mughetto, muschio e vaniglia. Questa qua l'ho accesa prima e mi ha profumato tutto l'ambiente. Anche questa è veramente molto molto dolce perché appunto c'è la vaniglia. Le candele hanno un formato di 250 grammi e hanno 55 ore di combustione. Le potete acquistare o singolarmente oppure potete prendere il set, quindi provarle tutte e quattro che si chiama Space Night. Io vi lascio una super promo per voi del 50% di sconto con il codice ALEGO, tutto in maiuscolo e tutto attaccato. Così potete avere il 50% di sconto, provare questa nuova linea che è super di design, moderna, metallica appunto, oppure fare scorta delle vostre candele preferite. Vi lascio i riferimenti tutti giù in info box e inoltre in regalo avrete anche una mini candela a scelta, quindi potete sceglierla voi. Non c'è un minimo di spesa e il codice ALEGO dura 2 settimane, quindi avete tempo comunque 2 settimane per acquistarle. Come dico sempre quando vi parlo di Ave May, secondo me sono ottime idee regalo perché proprio si prestano come regali e fidatevi di me che vengono super super accettati. Io le ho regalate e tutte le persone che le hanno ricevute comunque sono rimaste super super contente perché Ave May è un'azienda che sta molto attenta al nostro pianeta, che cura ogni minimo dettaglio, comunque del packaging, sia della candela stessa, ma anche proprio del cartoncino, vedete? Comunque voi date uno sguardo sul sito di Ave May che sono sicura che rimarrete soddisfatte. E basta, adesso io proseguo con qualcosa qui in casa. Vorrei andare a fare una camminata, vi dico la verità, perché c'è una bella giornata e quasi quasi ci vado. Tanto alla fine, anche che faccio solo mezz'oretta, sono a posto. Sono tornata, ho fatto bene ad andare a camminare perché fa sempre bene sia alla mente che al fisico uscire un po', fare 2 passi. Purtroppo, essendo uscita quasi alle 5, il sole praticamente ormai stava per tramontare, quindi non ho beccato i raggi di sole. Mi dispiace perché ultimamente cioè non riesco più a prendere del sole, quel sole sano intendo io. E vabbè, comunque domani riuscirò, ma un po' prima rispetto ad oggi. Volevo farvi vedere una cosa che ho preso per l'organizzazione del matrimonio, ossia questo. Scusate perché qua in sala c'è sempre un po' una luce strana. Ho preso questo quaderno per organizzare il matrimonio, ovviamente, 2024. Ora vi faccio vedere com'è, l'ho preso su Amazon. Praticamente è un diario del matrimonio e serve proprio per andare a organizzare le prime cose, poi il budget per il matrimonio, poi qua c'è i fornitori del matrimonio, occhio alle spese, sempre occhio alle spese perché sono parecchie. Occhio alle spese, poi abbiamo, vedete, i tavoli, la lista degli invitati, il planner della musica, il planner delle foto, insomma, è una guida, tra virgolette, completa, per aiutarci ad organizzare il matrimonio. Abbiamo sia la versione, vedete, dei tavoli rotondi che quelli,
quadrati, rettangolari, scusate. E quindi niente, l'ho voluto prendere perché così ho, diciamo, questo aiuto. Io mi vado man mano ad appuntare le cose e così sono più tranquilla, mettiamola così, anche se ovviamente quando si organizza una festa del genere c'è sempre un po' il pensiero, no? Però comunque con questo diciamo che posso appuntarmi tutto qua e vediamo se mi sarà utile. Chi di voi l'ha mai utilizzato? Comunque su Amazon ne trovate tantissimi se siete anche voi in procinto di sposarvi, ecco. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qua sotto e basta. Diciamo che questo gennaio è pieno di novità e di cose belle, quindi grazie per essere state con me in questo video, noi ci vediamo presto e un bacione enorme, ciao!